Forte.
dall'Epistola di Paolo ai Corinzi, dal capitolo primo, dal verso 12. A Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria. La nostra ubbidienza, cosa rispondiamo? Amen. Il nostro vanto, infatti, è questo. La testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo, e specialmente davanti a voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio, perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere. E io spero che le comprenderete fino in fondo, come in parte ci avete già compreso che noi siamo il vostro vanto, così anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi affinché poteste avere un secondo beneficio e, passando da voi, andare in Macedonia e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi e da voi essere accompagnati in Giudea. Facendo dunque questa decisione, o io agito con leggerezza o le cose che io decido le decido io secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì e il no no. Ora, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ora io chiamo Dio come testimone sulla mia stessa vita che per risparmiarvi non sono ancora venuto a Corinto. E completiamo col verso 24, non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. E fin qui la parola del Signore. Beh, qualcuno potrebbe dire, Paolo, pare che in certi momenti potrebbe vaneggiare questo discorso, questa lettera, questa epistola che si rivolge ai Corinzi di allora, al popolo, alla Chiesa di Corinto, e che parla ancora ai nostri cuori, perché sappiamo che è uno scritto, come gli altri scritti, ispirati dallo Spirito Santo per essere per noi di insegnamento, per essere per noi di testimonianza, per essere per noi ancora di conforto, per essere quella luce che è la parola di Dio, che meravigliosamente ricordiamo, e io ricordo sempre quella parte del lunghissimo Salmo 119, quando dice che la sua parola, la parola di Dio, è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Signore, facci sì che questa lampada arda sempre, sia sempre più forte come luminosità, perché siamo in un tempo di oscurità. Però è notorio che più ci sono, diciamo, le tenebre, e più fa luce la luce. È vero o no? A volte una piccola lucetta accesa dove è completamente buio sembra che abbia una dimensione maggiore di quando poi invece il luogo è in penombra, non c'è una luce. Allora ci vogliono migliaia e migliaia di candele elettriche. Gloria al Signore. Ho sempre raccontato che da ragazzo era affascinato di un piccolo insetto, chiamiamolo così, di quello che era la lucciola. Da bambino, è vero che i bambini di allora nascevano con gli occhi chiusi, dice qualcuno. Oggi invece i bambini di oggi pare che nascono invece con gli occhi, no pare, è così, con gli occhi spalancati. Eravamo molto, diciamo, ingenui. Io pensavo a quel tempo che anche una pila, comprare a quel tempo, cominciarono a uscire, diciamo, queste pile elettriche, chiamiamole più esattamente, però costavano. E io correvo nel mese di maggio, ricordo, quello era il periodo maggio-giugno, era
correvo, cercavo da bambino di prenderle perché facevano quella luce e me li portavo con la speranza di possedere una luce personale gratuita. Poi invece quando entravano dentro la luce non vedevo più la luce. Se qualcuno se lo ricorderà questo, vero? Sono altri tempi, pare che nemmeno più le lucciole, quelle vere, vedo, invece sono altri tipi di lucciole che è meglio che non si vedessero, perdonatemi, pare che non si vedono più, sono scomparse. Quante cose sono cambiate, quante cose. Tutto cambia, dice la parola di Dio, ma la parola di Dio non cambia mai. È stabile in perpetuo. Vogliamo dirlo insieme, è stabile in perpetuo. Gloria al Signore. Difatti questa parola rimane, e rimane fresca com'è, e quando è stata data anche ai Corinti, dove l'Apostolo Paolo parla di vanto. Oggi non si parla tanto di vanto, oggi si agisce per vanto. Più che parlare, quanti cercano un vanto, un vantaggio? Vanto viene da vantaggio, dovrebbe essere, no? Non ho guardato il termine nella sua origine, ma credo che questo è il significato pratico, no? Trovare un vantaggio e poi farne sfoggio di questo vanto, di mostrarsi anche in un certo qual modo. Delle persone che ambiziose, il vanto fa parte dell'ambizione in un certo senso, almeno parzialmente. E come? Paolo parla di vanto, ma anche ai tempi di Paolo erano nati dei personaggi nelle chiese che lui conduceva che ancora criticavano l'operato di questo grande uomo di Dio. Possiamo dirlo perché non viene più da tanti secoli, non è più sulla terra. E sappiamo come il Signore ha usato questo strumento meraviglioso. Questo è stato usato da Dio Paolo in una maniera gloriosa, vero? Quante insegnamenti, quante cose meravigliose. E non è che lo vogliamo misurare con gli altri, perché ognuno ha avuto il suo dono. Ancora oggi nelle chiese ognuno riceve il dono che è per la Chiesa, per il popolo di Dio. Amen. Però dobbiamo dire quello che il Signore l'ha usato meravigliosamente e potentemente, come d'altronde lo volevano usare, l'avevano usato negativamente, in una potenza negativa, quelli che erano i sacerdoti dell'epoca, quando Saulo da Tarso perseguitava i cristiani. Il Signore ne fece uno strumento meraviglioso alla sua gloria. E purtroppo in ogni epoca, in ogni situazione, ci sono stati sempre i falsi fratelli, è notorio. Anche oggi, vedete, tante volte si parla, oggi sulle pagine dei giornali, quante volte elementi della religione danno scandali, però poi si cerca subito di togliere tutto di mezzo. Come nasce qualche cosuccia che ha a che fare con l'evangelismo, si mette in risalto. Ma sta in risalto il personaggio, un padre di un personaggio americano che ha dato su tutti i canali, si sta sentendo. Ma è notorio che nel popolo di Dio, nella Chiesa, ci sono anche quelli che tante volte ci sono solo religiosamente, non hanno fatto una vera esperienza con la parola di Dio. Ho sbagliato a dire con la parola di Dio? È la stessa cosa che dico un'esperienza col Signore, è la stessa cosa. Voi che conoscete il linguaggio biblico sapete che è la stessa cosa, anzi forse è più comprensibile in questa maniera, perché quante volte si testimonia, si dice hai fatto un'esperienza con Gesù, molti non capiscono, non riescono a capire questa esperienza con Gesù, anche perché siamo in una nazione dove le croci abbondano sempre e il Gesù risorto se ne parla poco. Gloria al Signore, Gesù è vivente! Io sono, quanto mi piace sempre questo verso, io sono alla porta del tuo cuore, picchio. Se tu apri, entrerò da te, cenerò con te. Il nostro Gesù, vedete, non abbiamo croce solo per questo. Perché noi crediamo che Egli è presente, come lo dice Lui stesso, in spirito e vera, Lui è Dio. È Dio? È stato vero uomo, ma era ed è vero Dio. Gloria al Signore. E ho notato, proprio nella prima, nella seconda, prima e anche seconda epistola di Paolo ai Corinzi, ma anche in altri passaggi di altre epistole di Paolo, che questa sofferenza se la portava nel cuore. E io mi chiedevo, beh, forse era una sofferenza solo di Paolo, e invece
corrisponde alla sofferenza di tutti i servitori di Dio, quelli che sono stati chiamati con una chiamata teocratica, con quelli che hanno ricevuto una chiamata divina, vera, autentica, che poi è dimostrabile negli anni, nei decenni, per la fedeltà, per l'onestà, per la semplicità, per la sincerità di cui parla lo stesso Paolo. E aveva questa parte che ogni tanto c'era sempre qualcuno, un gruppo, che doveva parlare contro il suo ministero. Tant'è vero che una volta anche l'apostolo Pietro, meravigliosamente, nonostante Paolo una volta l'avesse ripreso pubblicamente, perché agiva in una maniera non troppo corretta sotto l'aspetto etico fra i gentili e il popolo ebraico che si era convertito, ebbe, nonostante tutto questo, non conservava niente contro questo altro servo di Dio. E pur ripreso, egli in un passo Pietro dice: anche il nostro fratello Paolo, che molti cercano di attaccare, dico con parole mie, cercano di disturbare la sua immagine, di ancora falsificare la sua immagine. E questo è molto bello, che poi fa servitore di Dio, se si conosce, è vero o no? Ma anche il popolo conosce i suoi servitori. Ma il popolo di questi giorni è diverso dal popolo di ieri? È una domanda ipotetica, non mi aspetto nessuna risposta, non posso avere nessuna risposta, ma io vi dico che oggi è ancora un popolo più pericoloso di quello di ieri, perché facilmente attratto dalle mode, facilmente attratto da quelle che sono le strategie umane, le strategie della comunicazione. Ci sono tante calamite che tante volte disturbano, distolgono, portano ancora a guardare altrove e non guardano quelli che invece faticano per l'Evangelo, hanno faticato per l'Evangelo e sono una pubblica testimonianza da anni, se non decenni. Permettetemi, io sono uno di questi piccoli servitori, sto servendo il Signore da circa 50 anni e comprendo veramente in questo momento la sofferenza di Paolo. Quando deve dire queste parole, devo parlare di un vanto. Il vanto, quale vanto? Quello di poter dire: ci sono tante tante anime che seguono il Signore, ma se c'è un vanto lo abbiamo in Gesù Cristo il Signore. E questo è un vantaggio che noi vogliamo avere in senso spirituale, in umiltà, in veramente in onestà davanti al Signore, con una vita che sia veramente cristallina, limpida, che tutti possono vedere e sapere. Questo è lo studio che ci facciamo tutti i servitori di Dio, e ce ne sono tanti veramente che stanno dando la loro vita come me, ce ne sono tanti altri che stiamo dando la nostra vita al Signore, non per un utile comune. Noi non investiamo in qualcosa per darla ai figli e ai nipoti. Il nostro lavoro è un lavoro soltanto per l'avanzamento del regno di Dio su questa terra. E siamo gioiosi di farlo, non lo facciamo malvolentieri. Ma Paolo era caricato, perché a volte questo poi ci disturba, perché nel frattempo sorgono poi quelli che non hanno nessuna chiamata, sorgono quelli che si vantano di qualche talento umano, si vantano di qualche organizzazione, si vantano di avere delle facoltà economiche che molte volte le chiese che seguono veramente le indicazioni di Dio non hanno, e allora si crea la confusione. Ecco perché c'è tanta confusione, ancora oggi si dice: ma c'è confusione, e c'è un'altra confusione, anche quella dei sensi. Molti non si accostano più al Signore per sentire la presenza di Dio, voglio usare questo termine, sentire, questo verbo, non si accostano, c'è bisogno di agitarsi, c'è bisogno delle novità, ci vogliono delle novità scatenanti, e si mescola quello che è lo spirito con la carne, e la carne non giova a nulla, dice la parola di Dio, e quel dice quell'altro verso, è lo spirito quel che vivifica, diciamo la voce alta, è lo spirito quel che vivi. La carne non giova a nulla. Si vuole sopperire a certe situazioni mondane, carnali, facendo una confusione fra le cose della carne e le cose dello spirito. Ma noi sappiamo che il Signore vuole che diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. E noi diamo gloria e onore a Dio insieme. Gloria e onore a Dio. Amen. Ecco, vedete, in tutto questo c'è una
chiaro riferimento a queste cose che io vi ho detto. Se voi fate bene attenzione, e oltretutto non mi dite che è una parola difficile, perché Paolo stesso nello scrivere esprime questo concetto in una maniera molto chiara. Gloria al nome del Signore. La prima cosa è della propria coscienza. Il nostro vanto, e questo vale per tutti noi, vale per tanti servitori veri del Signore, il nostro vanto qual è? È la testimonianza della nostra coscienza. E la coscienza fa parte dello Spirito che Dio ha messo in ognuno di noi. Non parlo dello Spirito Santo, dello Spirito umano, vero? Che nel mondo, e specialmente davanti a voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio e non con sapienza carnale, quindi niente strategie, niente manipolazioni mentali, niente mode frenetiche, niente innovazioni della carne, ma per quello che è la parola di Dio, ma con la grazia di Dio. E la grazia di Dio ce l'abbiamo. Siamo in grazia di Dio. E ripeto sempre quello che dico quando tocco questo argomento, per tanti che ancora confondono la grazia di Dio con il frigorifero pieno e con gli alimenti. Quello è soltanto una misericordia, un qualche cosa di prosperità economica, ma la grazia di Dio è ben altra cosa. La grazia di Dio non c'è prezzo, non c'è valore, non si compra. La grazia di Dio è gratuita. Amen. Perché è Gesù che ha dato il suo sangue affinché per grazia e non per meriti ricevessimo la salvezza in Cristo Gesù, ricevendo anche la caparra della vita eterna mediante la presenza dello Spirito Santo in noi. Amen. Gloria al Signore. Ma vedete com'è è bello e importante il verso 13, perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere, e io spero che le comprenderete fino in fondo. Questo verso ha un'importanza meravigliosa, soprattutto per coloro che dicono che la parola di Dio è incomprensibile, c'è bisogno sempre di qualcuno che ci dà qualche spiegazione. No, è incomprensibile per quelli che vogliono metterla sotto al microscopio, parola per parola, i gioiellieri della parola, quelli cercano sempre un'emozione culturale. Qui a voi nella parola cosa cerchiamo? L'emozione culturale o vogliamo realizzare la sostanza spirituale? Ho capito bene, tutti quanti volete per la seconda parte, la sostanza spirituale, perché la parola di Dio è alimento per il nostro spirito e indirettamente diventa anche la guida per la nostra vita carnale, nella società umana, amen, e diventa un modo di vivere, ma soprattutto il miglior modo di vivere, amen. Or c'è vita in uno sguardo al Signore, dice un cantico. Dice che speriamo soprattutto che la comprendiate fino in fondo, cioè vogliamo sempre più essere aperti, disponibili per la comprensione della parola di Dio. E questo lo fa lo Spirito Santo, lo sapete, vero? Che nel desiderio, e ci deve essere sempre questo desiderio, nell'appetito, ci deve essere sempre questo appetito verso la parola di Dio, è lì che lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, agisce sulla nostra vita spirituale, allarga la nostra mente, i nostri pensieri e ci fa vedere quello che magari molti non vedono, è come se fossero delle pietre preziose in un terreno, e c'è chi ci cammina sopra e non vede niente, ma il Signore ci dà degli occhi per poterli vedere e poterli recepire, ricevere. Amen. Gloria al Signore. Devo leggervi qualche altro verso. Gloria al nome di Gesù. Come in parte ci avete già compreso, che noi siamo il vostro vanto, così anche voi sarete il nostro nel giorno del Signor nostro Gesù Cristo. E con questa fiducia io volevo venire prima a voi affinché poteste avere un secondo beneficio. L'Apostolo desiderava, voi conoscete il ministero apostolico, adesso c'è una confusione anche in questo ministero, molti si fanno apostoli da soli. L'apostolato fa parte dei cinque ministeri fondamentali. Beh, sarebbe una lezione di dottrina e teologia, ma voglio soltanto accennarla. In Efesi capitolo 4 c'è il passaggio principale dove si parla che Dio ha dato dei doni agli uomini, a chi? Alla Chiesa, vero? E ne ha fatti primieramente dall'alto verso in basso, ma non come importanza umana,
come realtà spirituale, come importanza ministeriale, non come importanza dell'uomo, sempre dell'importanza che diamo è soltanto al Signore, e ne ha costituiti primeramente apostoli, poi profeti, evangelisti, e tutti si chiamano evangelisti a noi, no, evangelista è un ministero, siamo evangelici, poi pastori e dottori o insegnanti. Questi sono i doni, i cinque ministeri fondamentali, dove ci sono altri. Ma molti se li inventano le chiamate. Questa è una delle tristi realtà di certe realtà di origine proprio pentecostale. La ricchezza pentecostale comporta anche molti falsi pentecostali. È la realtà, dove c'è la ricchezza che c'è. È lì che c'è la contraffazione. Ci può essere mai la falsificazione dove c'è la miseria, non c'è niente. Dove c'è la ricchezza, le banconote false circolano dove circolano molte banconote autentiche. Pensate un pochino se volessero smerciare delle banconote false dove non ci sono altre banconote. Si conoscono subito che sono false, basta. Ma infilarne uno ogni tanto in mezzo a un certo mucchio è l'opera di ognuno che sarà manifestata davanti al Signore. Con Dio non si scherza. Con Dio non si scherza. Egli è amore. È amore? Quindi c'è misericordia. È l'Iddio perdonatore. Amen. Ma anche è l'Iddio giusto. È il re della giustizia. Quella vera, autentica, che è spirituale, che non può avere assolutamente delle contaminazioni da nessuna parte. Amen. La vera giustizia è quella di Dio. Amen. Gloria al Signore. Ebbene, ognuno poi sarà palesato e manifestato per quello che è, ma c'è anche un altro modo di poterlo vedere, di non essere dei semplicioni. Dio non vuole che il suo popolo sia fatto di semplicioni. Semplici sì, ma semplicioni no. Perché il termine semplicione, voi lo sapete e lo potete insegnare, sa indicare quelle persone che fanno così superficialmente, tutto va bene, come diceva qualcuno, tutto fa brodo. Per i cristiani non deve fare tutto brodo, noi brodo anzi vogliamo cibo sodo, vero? Vogliamo il cibo sodo o vogliamo i brodini? Vogliamo un cibo sodo, vero? Un cibo di sostanza. Cominciamo col latte della parola, ma poi proseguiamo verso alimenti che diventano sempre più consistenti e sempre, diciamo, che danno sempre più calorie, più energie, quindi più vitamine, eccetera, eccetera, eccetera. E questa fa parte oggi, probabilmente questa parola fa parte proprio di ricevere un cibo che non è latte, è un cibo che è un po' più del latte. Perché? Perché è importante, perché il Signore ci chiama a essere anche sentinelle del popolo. È vero o non è vero? Amen. E vedete che Paolo addirittura si esprime con i fratelli. Ho fatto il pensiero che per andare in una certa località, l'avete da poco fa letta, io vorrei fermarmi da voi per stare un tempo con voi. L'apostolo è il mandato, è il servitore che ancora ha fondato chiese o prende cura di chiese. Questa, alla fine, questo è il ministero apostolico, ma rimane sempre Paolo un insegnante della parola, un dottore della parola, rimane ancora un pastore delle anime. Quel Paolo che insegna addirittura teologia pastorale e la insegna nella parola, lo troviamo da fra Timoteo e Tito, gloria al Signore. Quindi è il cuore di pastore, però ancora spinto dall'opera che Dio gli ha affidato di avere cura, di avere una sovrintendenza spirituale, di un controllo migliore della spiritualità e anche l'autorità per intervenire, come ha fatto, infatti interviene ancora presso i Corinzi quando le cose non vanno secondo come devono andare, non andavano come secondo dovevano andare. Gloria al Signore. E esprime questo pensiero. Io ho pensato questo, l'ho pensato spiritualmente, non l'ho pensato carnalmente. Cosa vuol dire? Andare a visitare i Corinzi e si può pensare carnalmente? Beh, si può pensare se uno dice, ma mi faccio un po' di villeggiatura dai Corinti, vado a Corinto, sto un poco con loro, ne godo di qualche vantaggio umano, posso essere ospitato, posso mangiare qualche pietanza diversa come la mangio. No, ma Paolo non camminava per questo. Lui andava per dare
e non per ricevere, anche sapendo lui stesso che è più bello il dare che ricevere, lui andava e voleva passare per Corinto soltanto per avere una maggiore cura del popolo e per essere usato da Dio nel donare qualcosa che Dio dava, avrebbe dato al popolo attraverso di lui. Noi siamo i canali di Dio, i servitori di Dio. Servi, servi, non padroni, non signori e padroni. Uno solo è il Signore, uno solo è il padrone della mia e della vostra vita, sì o no? Si chiama Gesù. E se preferite, Gesù Cristo, che non è il cognome, ovviamente. Alleluia, amen. E nel fare questo lui mette in discussione lui stesso. Dice, io ho pensato di fare questa cosa e non con sapienza umana, non ho fatto un programma turistico, non sto preparando, ma io mi muovo soltanto sapendo che devo, non sono dentro di me in contrasto, ci vai o non ci vai, sì o no. Il sì o no mette in discussione la realtà umana. Quando c'è dubbio in qualche cosa, è anche un consiglio spirituale che possiamo dare a tanti che hanno confidenza col Signore, quando non c'è chiarezza, quando non c'è qualche cosa chiaro circa un adempimento, circa un movimento, circa un'azione da fare che abbiamo presentato a Dio, se non c'è una chiarezza che sia un sì, non bisogna farlo perché diventa carnale. Non si può fare sì, lo faccio o non lo faccio. Amleto non era nato ancora, ma l'essere o non essere, il to be or not to be, non appartiene allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dà delle indicazioni precise, sì o no? Amen. E fate bene attenzione, perché oggigiorno ancora questo insegnamento viene portato affinché anche noi col mondo e con la realtà sociale non siamo anche noi ballottolati come tanti che cercano sempre il sì o il no e si combattono. E poi qui è nato anche il ni, forse ai tempi di Paolo il ni non lo conoscevano. Voi lo conoscete il ni? Conoscete il ni? Quanti conoscono il ni? Fatemi vedere. Eppure l'avete subito quasi tutti quanti voi il ni. Il ni è quando? Non è sì e non è no. Scusatemi, dovreste saperlo tutti. Quando qualcuno dice, mo vediamo, mo faremo, mo aggiusteremo, studieremo, vedremo se le cose potranno essere possibili. Sai, non ti posso dire proprio un sì, non ti dico nemmeno no. E che sta a significare, scusatemi, sta a significare soltanto che è una menzogna, è una bugia, perché o ci deve essere un sì o ci deve essere un no. E lo insegna anche Gesù che bisogna dire sì quando è sì e no quando è no. Non si può fare come si fa di solito nella vita sociale, umana, politica, di usare questi termini. Vediamo se potremo fare. Io ne ricordo un'esperienza tanti anni fa, quando con un gruppo di 300 persone eravamo su un certo consiglio comunale e si doveva approvare un pezzettino di terra e si era fatta già a mezzanotte, l'una di notte, e qualcuno si alzò e disse, beh, non possiamo trattare adesso l'argomento in questione che riguarda la fede di queste 300 persone, dobbiamo studiarlo bene, dobbiamo rimandarla a una prossima seduta, dobbiamo vedere, dobbiamo fare, dobbiamo... È il modo di fare degli uomini, è vero questo? Meno male che il Signore usò uno che si alzò e disse, no, stasera, stanotte, era già notte, dobbiamo farlo. Noi ringraziamo il Signore ancora oggi che possiamo lodare il Signore in questa città. Gloria a Dio, diamo gloria al Signore. I ni non sono per i figli di Dio, neanche i no quando si prende una decisione che comporta sacrificio, che comporta obbedienza, soprattutto alla parola di Dio. Siete d'accordo? Siete d'accordo? E il nostro Dio è di Dio del sì e dell'amen. Gloria a Dio. Com'è importante tutto questo? Il Signore dice sì. Quando preghiamo cosa dice il Signore? Hanno paura di pronunciarsi. Avete notato come hanno paura di pronunciarsi? Dice, ma poi noi non sentiamo il Signore che dice. Siete sicuri di non sentirlo il Signore che dice sì, amen? Dipende da come preghiamo. Se preghiamo senza fede, preghiamo nella maniera religiosa per esprimere
qualche cosa, e per preghiera intendere soltanto una richiesta a Dio: Signore, fammi vincere il Totocalcio. Allora il Signore ti dirà: no, fammi vincere alla tombola moderna. Ormai siamo a bingo, dove vergognosamente tanti cristiani sono tornati a portare i soldi al diavolo. Il gioco non è da Dio, lo sapete che non è da Dio. Il gioco non è da Dio. La fortuna, la dea bendata. Noi che crediamo in un Dio vero, autentico, alleluia. Un Dio spirito e verità. Un Dio che non fa cadere un capello dal nostro capo senza la sua volontà. Io spero che se ci sono quelli che ancora fanno questo, non lo faranno più. Amen. Il gioco è una brutta realtà, come la droga. È uno spirito dell'inferno. Ha distrutto tante famiglie, ne abbiamo conosciute tante, che sono arrivate alla miseria, all'impoverimento, soltanto perché? Perché c'era chi in famiglia giocava, chi si giocava anche i soldi che non guadagnava direttamente e li portava. Non è da parte di Dio, dice: ma io forse vincerò, forse farò. Sono le illusioni di Satana, sono questi. Ma poi dice la parola di Dio, e questo è difficile come comprensione, avendo da nutrirci e da coprirci, e la grazia di Dio. Com'è che non l'avete pronunciato tutti quanti? Vogliamo ripeterlo tutti? Avendo da nutrirci e da coprirci, e la grazia di Dio ci basta. E c'è un altro verso: che giova egli all'uomo se guadagnasse tutto il mondo e poi fa perdita dell'anima sua? E la pace, c'è un prezzo per la pace. La pace non si compra. La pace non è in vendita. Non la potete comprare da nessuna parte. Io tante volte penso, e ve lo dico spesso, nemmeno in Via della Pace, dove stanno tutti i cimiteri, in molti paesi, Via della Pace, stanno i cimiteri. Si chiama Via della Pace? No. Molti pensano: quando sono morto sto in pace. Dipende come muori. Dipende se sei nella grazia di Dio o se non lo sei. Perché se non lo sei, altro che pace, comincerà la vera guerra. E sarà una guerra eterna. Ma abbiamo un Dio perdonatore, vero? Dico un Dio, ma non piace nemmeno dire un. L'Iddio perdonatore. A volte esce fuori questa espressione, che è sbagliata, vero? Abbiamo l'Iddio perdonatore, il nostro Dio è amore, ma dobbiamo riceverlo questo amore, dobbiamo accettare questo amore, dobbiamo vivere per questo amore e dobbiamo dire: Signore, perdonami i miei peccati. Dobbiamo essere pentiti delle azioni sbagliate, e il suo perdono arriva sempre al momento opportuno. E quindi, tornando a noi, direte: come fa? Facciamo a sapere che il Signore dice sì e amen. Allora, ho fatto un esempio prima, uno di quelli peggiori. Signore, fammi vincere il Totocalcio. Non avrai mai una risposta da Dio, perché dipende di quello che chiede il Signore. Se tu chiedi cose che sono conforme alla sua volontà, e quali sono le cose conforme alla sua volontà? Ve lo dico con un verso dell'Evangelo: chiedete prima il regno di Dio e la sua giustizia. Vogliamo dirlo insieme? Chiedete prima il regno di Dio e la sua giustizia, quindi le cose spirituali, la salvezza dell'anima, quello che può essere ancora una salvezza per un familiare, un amico, un conoscente, e tutte le altre cose, ripetiamo qua, tutte le altre cose vi saranno date in sovraggiunta. Beato chi crede a questa parola. Credete a questa parola? Amen. Tutti beati. Alleluia. Siamo beati perché nella via della santificazione già ci siamo. Gloria al nome del Signore. Questo secondo la parola di Dio. E allora è importante che anche noi non usiamo i stessi metodi che usano quelli che non conoscono la parola di Dio, quelli che non conoscono le vie del Signore. Quando dobbiamo dire, dobbiamo stare attenti a dire il sì e dobbiamo stare attenti a dire il no. Se sono cose che onorano Dio, che sono secondo la sua volontà, è un sì, tranquillo. Come è sì,
quando chiediamo le cose che ci servono secondo la volontà di Dio. E ogni cristiano attento, quando fa le proprie richieste, non le fa per formalità, ma aggiunge una frase meravigliosa. Quando si chiede al Signore, quando c'è una preghiera di richiesta, l'ordine che ancora la parola ci ha insegnato, dobbiamo dire queste parole, ma non, ripeto, in maniera pappalesca, ma una parola chiara. Dobbiamo farlo con grande responsabilità. Signore, non la mia, la tua volontà sia fatta. E qui qualcuno potrebbe dirmi perché. Vediamo subito il perché. Facciamo la nostra richiesta, ma tante volte non sappiamo se quella richiesta è fatta nella maniera giusta, perché, come dico spesso, dietro alla curva, all'angolo, noi non vediamo nessuno. Quando andiamo anche in macchina e arriva una curva a gomito, tu non sai che cosa c'è dall'altra parte, se c'è una macchina in controsenso, ma Dio vede dove tu non vedi, Dio sa quello che abbiamo bisogno, sì o no? E in Isaia c'è scritto: prima che tu mi chiedi, io già ti ho esaudito. Perché il piacere del padre è di dare ai figli quello che gli occorre. Amen. Dio vuole darci le cose che ci servono. A volte pare che non arrivino a tempo, ma c'è una verità, c'è una realtà che la conosce lui, perché lui non vuole nemmeno i figli viziati, quei figli che subito immediatamente ricevono. E vedete, in questi giorni, anche in mezzo di noi, a volte per dare ai figli quello che noi non abbiamo avuto, abbiamo abituato a avere sempre, a dire sempre sì, ecco, qui non bisogna dire sempre sì, qui bisogna dire possibilmente qualche sì, ma parecchi no. Perché? Perché è a discapito di quella che è la loro vita, a discapito delle loro valutazioni. Tutto sembra normale. Diceva un giovane fratello che comprava tutto a un figlio, adesso pare che si sia calmato perché ce n'ha più di uno. Dicevo tante volte, dico, tu gli dai troppo, verrà il momento che non apprezzerai nemmeno se comprerai un aeroplano. Se gli offrirai un aeroplano, e lo dico proprio per amore, lo dico a tutti quanti per amore. Se uno comincia a viziare al punto tale di dare tutto il massimo che uno può dare, quello sarà il minimo che chiederanno i figli. E Dio non vuole i figli viziati, non ci vuole viziati. Tante volte ci fa aspettare, perché è necessario che noi maturiamo, che noi valutiamo cosa chiediamo. Anche nelle cose spirituali succede così. Quanti di noi a volte chiedono cose molto importanti al Signore, ma non hanno pesato l'importanza. Non hanno considerato l'importanza di quello che si sta chiedendo al Signore. Allora si chiede, no? E allora non arriva niente. Come tante altre volte troviamo persone che ho citato più volte, persone che magari conoscono che noi abbiamo una comunione con Dio, persone che hanno una stima, una fiducia in noi e ci vogliono affidare le loro richieste, le loro preghiere. Però quante volte succede che non si sa nemmeno loro che cosa vogliono. Pregate per me, per piacere, mi raccomando, pregate per me. Provate a domandargli sempre per che cosa? Un po' per tutte le cose. Non andiamo dal medico della mutua, o peggio ancora ai tempi miei della vita militare, dove se andava per un dolore ci davano la stessa medicina per tutte le cose. Molti hanno fatto, i militari l'hanno fatto, i fratelli. Hai male ai piedi, ti davo quel medicinale, male alla testa, la stessa cosa. Eppure dalla testa ai piedi c'è tanto spazio. No, il nostro Dio è il Dio glorioso. Andiamoci con fede, la prima cosa lodandolo, glorificandolo, e siate il vanto di Dio. Siate voi il vanto di Dio. Come noi servitori vogliamo essere il vostro vanto, perché siamo chiamati da Dio per consolare il vostro cuore, per darvi un sostegno umano, perché Dio non lo vedete, Dio se ne serve dei suoi servitori affinché abbiamo cura del gregge di Cristo, amen, per sostenervi nei problemi, certe volte anche matrimoniali, in certi momenti particolari. La vita pastorale è questa, l'aiuto. Il pastore non lo vediamo mai dal pulpito, e dal pulpito c'è il predicatore, ma il pastore si vede fuori dal pulpito, o no? Il ministero pastorale avviene al di là di quello che è la predicazione di tutta l'assemblea, avviene con la cura individuale, con gli insegnamenti, con tante cose. Perché? Perché il maligno non se ne sta con le mani in mano. La difficoltà ce l'avremo sempre, il nostro combattimento non mancherà mai. Ricorderete anche questo verso, che il nostro combattimento non è contro né carne né sangue,
Ma contro chi? I dominatori delle tenebre, è vero, le potestà dell'aria, queste entità spirituali negative. Però abbiamo vittoria? Ditelo insieme, vittoria. E chi si chiama Vittorio dice due volte, vittoria, vittoria, nel nome di Gesù, per la parola di Dio. Che potenza, è la spada dello Spirito, è la spada dello Spirito. Oggi dire la spada si direbbe, ma è un'arma troppo elementare la spada, ai tempi in cui si scrivevano queste espressioni, la spada rappresentava lo strumento da combattimento, diciamo, dei migliori. Che possiamo dire? Prendiamo la parola di Dio come un missile, la parola di Dio è più di un missile, è più della bomba atomica, non danneggia materialmente, ma combatte le potenze negative spirituali, e dobbiamo anche noi averle nelle nostre mani. Dobbiamo però fare attenzione, perché c'ha due tagli, uno avanti e uno indietro. Bisogna saperla brandeggiare, dico bene, brandeggiare, bisogna saperla brandeggiare, perché se ci mettiamo in difetto quella stessa arma colpirà noi. Noi vogliamo andare avanti per la gloria e l'avanzamento del regno di Dio. Amen. Vogliamo? Amen. Dobbiamo. È arrivato, dobbiamo. Gloria al nome del Signore. Ho pochi minuti purtroppo a mia disposizione, ma voglio concludere questo pensiero. Gloria al Signore. Ora, com'è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e Timoteo, potremmo cambiare anche i nomi qua, no? Da me, da Michele, Giovanni, Enzo, Daniele, tutti i servitori, alleluia, non è stato sì e no, ma è stato sì in Cristo Gesù, alleluia, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen. Sapete quante promesse ci sono nella Bibbia? Beh, io non le ho contate, c'è chi le ha contate, però non me ne ricordo il nome, so che sono tante, ma ci appartengono tutte quante, sì o no? Ci appartengono? A una condizione, che siamo nella volontà di Dio. Non possiamo essere sicuri di poter ricevere le promesse di Dio se non facciamo la sua volontà. Chi sarebbe quel padre che dà ai figli i suoi doni, figli che invece si comportano da estranei, figli che non rispettano, figli che non camminano secondo le sue indicazioni? Allora facciamo la volontà di Dio, che è bella e buona, accettevole e gloriosa. Io penso, anzi, quando abbiamo conosciuto meglio la parola di Dio e la sua volontà in essa contenuta, nel farla troviamo una gioia infinita. Non possiamo più farne a meno, non possiamo, assolutamente. Perché? Perché non si può vivere la vita di prima quando hai una realtà spirituale diversa, quando il Signore parla al tuo cuore, quando la fede non è soltanto qualcosa che si pronuncia, questa parolina è così piccola, quando la fede è una sostanza, una realtà che è dentro di te, che viene alimentato quotidianamente dalla parola di Dio. Non puoi vivere più la vita di prima, devi vivere una vita santa, bisogna viverla. E questo è il compito anche dello Spirito Santo, che Dio ancora ci ha donato, il vicario di Cristo, vero? Amen. Gloria al nome del Signore. È meraviglioso, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui sì e l'amen. Ovviamente questa seconda parolina noi la interpretiamo con un così sia, così è, ma ha radici, non so, a fare una lezione di ordine biblico, la sua provenienza, ma il significato di oggi, quando ti dice amen, è un'approvazione, vero? Vogliamo fare la volontà di Dio? Faremo la volontà di Dio? Amen. Camineremo nella volontà di Dio? Amen. Continueremo a glorificare Dio? Amen. Adesso facciamo la stessa cosa con un sì. Facciamo la volontà di Dio? Sì. Vogliamo camminare con Dio? Sì. Andremo nel regno dei cieli? Sì. E amen. Alleluia! Gloria al nome del Signore. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillato e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ora io chiamo Dio come testimone sulla mia stessa vita, che per risparmiarvi non sono ancora venuto a Corinto, non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo, e ci tengo molto a questo verso, ma siamo collaboratori
della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. State saldi, che sta a significare? Fermi, fermi, amen. Non mollate, rimanete dritti in piedi, combattiamo, abbiamo i venti, molte volte oscilliamo un po' di qua, un po' di là, perché siamo esseri umani, ma se i nostri piedi sono ben fermi nella parola di Dio, hanno come fondamento la parola di Dio, noi rimarremo saldi. E il compito nostro come servitori è di fornirvi gli alimenti, la parola, gli insegnamenti, il consiglio per la vostra gioia. Allora, noi siamo il vostro vanto, ma tutti insieme siamo il vanto di Dio in Gesù Cristo il Signore, il benedetto in eterno. Vogliamo alzarci in piedi? Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo? Gloria a Dio. Mi raccomando ai fratelli, un momento di comunione. Alleluia! Quando prego, non prego formalmente, io spero proprio sempre che il Signore faccia che questa piccola preghiera raggiunga tanti che sono davanti ai televisori, che il Signore possa toccarli, possa fargli sentire che Lui è lì Dio vivente, che questa parola possa essere quadrimensionale nel loro cuore. Amen. Chiniamo il nostro capo. Padre, veniamo a Te nel nome di Gesù. Vogliamo glorificarti, lodarti, Signore, dal profondo del nostro cuore. Signore, sì, vogliamo fare appieno la Tua volontà. Vogliamo imparare anche noi a dire il sì, che venga da Te. Tu dici sempre sì quando siamo nella Tua perfetta volontà, e anche le nostre decisioni, anche il nostro comportamento non può essere quello dei ni e non deve essere nemmeno quello dei no, perché non ci conviene. Vogliamo anche noi che possiamo pronunciare sempre il nostro sì in accordo con la Tua volontà e con la Tua parola. Benedici quanto hanno ascoltato questo messaggio, e Signore, manifesta di maniera potente, anzi nella Tua onnipotenza, Signore. Noi confidiamo soltanto in Te e noi Ti adoriamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.
dono il mio cuore, il mio cuore e l'anima mia. Sei tu, e ogni giorno accanto per